in collaborazione con di Top Volley, buonasera, benvenuti. Vado immediatamente a presentarvi i miei graditi ospiti. Insieme mettono 2 mondiali, 3 europei, 14 scudetti, 14 Coppa Italia, 6 Champions League, 4 Coppe delle Coppe e 9 Coppa CEV. Ovvero benvenuti a Franco Bertoli e Luca Cantagalli. Ciao, grazie buonasera, ragazzi, di essere qui. Buonasera. È davvero un grande onore. Al vostro fianco c'è il presidente Latinella, Paolo Penasti. Ciao Paolo. Mamma mia, mi fa un effetto effettivamente. Due pilastri della saggezza come l'avevo due, è un onore veramente. Il top della pallavolo. Il top del top, effettivamente. Benvenuto anche al presidente della FIPA Bologna, Rosario Paladino. Ciao Rosario. Ciao Laura, buonasera a tutti. E come sempre collegato da Piacenza, Marco Bergonzi, presidente della FIPA locale. Ciao Marco. Tutti. Eccoti. Ciao, buonasera. Dicevamo, è davvero una puntata speciale, intanto grazie di essere qui, questa sera siete ospiti a Bologna, c'è un evento di beach volley che è diventato un po' il tuo secondo lavoro e hai coinvolto anche Luca? È il primo piacere per tutti e due, credo, ci divertiamo, lavoro non è una parola seria, però organizziamo degli eventi tra amici over 40. E ne stai facendo davvero tanti? Ma stiamo facendo degli eventi divertenti, anche ieri a Milano, poi adesso ci sono questi centri invernali, Beach Arena, dove saremo anche quest'oggi a Bologna, dove si gioca tutto l'inverno sulla sabbia. La sabbia, a nostro modo di vedere, ma è così, aiuta le articolazioni perché i pavimenti duri non fanno per noi. Quindi poi d'estate è fantastico perché andare a giocare al mare è una cosa, andare a giocare in una palestra è un'altra, quindi seguiamo questa strada del beach volley un po' di più, ma fondamentalmente come divertimento, come sano stile di vita, e siamo diventati organizzatori perché o ce la organizziamo o non si gioca, quindi o fa il presidente giocatore o non gioca. Più o meno siamo lì. Il famoso fai da te, stavo ascoltando con interesse, ma sono due ragazzini questi, perché c'è quello di fare i tornei over 60, quindi effettivamente non c'è gara con loro. Luca, tu adesso alleni, sei a Cavriaco già da un po' di anni. Questo è il secondo anno. Beh, c'eri già stato però. Beh, una piccola parentesi da giocatore, un po' anche da mezzo dirigente, poi alla fine allenatore va molto meglio. 7 vittorie consecutive, siete reduci ieri dalla trasferta in terra sarda, abbiamo anche delle immagini che vi riguardano, una squadra che è stata prontata per vincere il campionato di B1. Beh, l'idea iniziale era quella, quel progetto era quello di salire di nuovo in A2 nel minor tempo possibile. Per ora ci stiamo riuscendo, una squadra un po' una scommessa, una squadra molto molto giovane, una squadra interessante anche in prospettiva, dove c'è tanto da lavorare, c'è tanto entusiasmo, la società ha fatto un bel progetto, e per quello che sono anche rimasto ad allenare in Serie B, e con tanta umiltà e tanta voglia, e mi lascio anche trascinare dall'entusiasmo dei giocatori, stiamo andando molto bene. Diciamo appunto 7 vittorie, però di fianco hai credo l'unico che ha vinto da allenatore, da tecnico, da giocatore, da dirigente, hai fatto un po' tutto Franco? Sì, ho fatto un po' tutto, infatti ho finito, nel senso che
Ho fatto sì, tutti e tre i ruoli, è stato bellissimo. Infatti, in quell'elenco di trofei, sempre a volte mi rimane un po' lì perché dice sette scudetti. In realtà, sì, sono sette da allenatore, però poi uno da allenatore e uno da direttore generale, che non mi vengono mai conteggiati, no? Che però sono stati sofferti da bestia, anche di più di quello da giocatore. Quindi, no, sicuramente ho avuto la fortuna di poter vivere il nostro ambiente e vederlo da tutte le sfaccettature, tra l'altro in una grandissima società, quella che era negli anni 90-2000, la Daytona, perché è lì che sono stato direttore generale, poi anche allenatore, gli scudetti li ho vinti prima con la Panini, Torino, quindi in quegli ultimi anni è stata veramente una grandissima esperienza dirigenziale, da coach, ma anche di politiche, perché oggi oramai lo sport, quando sei ai vertici sia dirigenziali che da tecnico, devi relazionarti con tutti, dai tifosi ai media, al tuo presidente, c'è lo spogliatoio, non dico che sia il più facile, Luca, ma poi se devi imparare a muoverti fuori, e questo sicuramente per me è stata una grande palestra di vita. Ha fatto anche da presidente del CONI, vi siete incrociati quando anche tu eri nel CONI provinciale? Ma non abbiamo avuto modo, ma in alcune situazioni sì, però è stato un altro passaggio della sua esperienza sportiva che è così molteplice, dalle tante forme. Penso che sia stato un altro momento importante della sua carriera, anche per vedere, per conoscere qual è la vita del CONI, che in questi ultimi periodi è anche cambiata e quindi è oggetto anche di mutamenti continui, almeno così. Sembra, così si dice, anche rivalutando alcune scelte che sono state fatte da recente, si sta probabilmente tornando indietro, riacquistando quella territorialità che forse aveva perso con quella riforma, insomma, dei Sì, paradigmi. probabilmente entrando nel merito, sì, io l'ho fatto per 10 anni, ho smesso per scelta, avevo deciso, insomma, un anno e mezzo fa, due, di chiudere, quindi in anticipo ho avvisato tutti perché sì. Prendessero loro le responsabilità, è stata una bellissima esperienza. Io ho lavorato nell'area soprattutto di bambini, ragazzi, sani stili di vita, il Non tema sei della più quindi sedentarietà. delegato CONI per Non sono quest'area? più No. nulla. Quando ti dicevo prima, adesso tante robe sono arrivato che sono in È seguito tuo figlio. eh sì, è vero, Andiamo ieri anche ero a a vederla la partita Milano, di Brolo parlo con. contro Milano. Abbiamo proprio le immagini disputate ieri a Milano. Tu eri presente. Che campionato di A2 stai vedendo? Ma di un livello non altissimo, con società in difficoltà, no, alcune secondo me lavorano ancora abbastanza bene, ma dove rimango fortemente colpito è proprio nella difficoltà a creare anche lo staff tecnico, mentre anni fa comunque c'era un primo allenatore, un secondo allenatore, uno scoutman oppure il video, il dirigente al seguito, per dire ieri Matteo che arriva dalla Sicilia era con in panchina un dirigente, preparatore fisico, appunto, senza nessun altro, erano il numero minimo di giocatori indispensabile per arrivare, per spendere meno possibile, ma non è solo il tema della sua squadra, è il tema, credo, del Lo sport. 70-80% delle squadre in generale, anche di A2, quindi il livello sicuramente tecnico cala, perché quando non c'hai intorno come gruppo di giocatori, uno staff di livello, no, non può, cioè fai quello che puoi, che può essere discreto, ma chiaramente diventa difficile fare un lavoro fatto bene. Però questo per dire valeva per Brolo, perché la Power Volley di Milano che c'era sull'altro campo, nonostante questo era sotto 2-0, Brolo stava per vincere, avevano un grande Lasciamo pure le staff. immagini, lasciamo pure le immagini di gioco. E quindi insomma non vale per tutti, ma in questo momento è un momento veramente credo difficile per la pallavolo. È proprio la prima cosa che mi salta all'occhio e si capisce subito, basta guardare un po' le panchine, l'organizzazione, perché magari si taglia sullo staff tecnico anche sbagliando, perché secondo me la Certo. qualità comunque viene da tecnici e dirigenti, si cerca di comunque pagare un po' i giocatori più importanti, ma poi finisci il budget. Quindi il livello lo vedo medio-basso. Tra l'altro, tra l'ultima in classifica, vabbè, Brolo ha avuto dei seri problemi, ha avuto due o tre giocatori fuori per un mese, ultima in classifica, ma ha fatto 3-2 ieri con Monza, ha fatto 3-7 ai vantaggi, che Monza è seconda, vero volley, quindi c'è veramente un grandissimo equilibrio, però diciamo che tende più verso il basso che verso l'alto.
Comunque tie break l'hanno fatto, un primo punto della stagione conquistato. Sia Paolo che Luca, poi appunto Cabriaco che ha dovuto rinunciare alla Serie A2, Paolo l'aveva fatto qualche anno fa, sapete che cosa costa a livello anche di dispiacere a un presidente, immagino anche per un allenatore, tu hai parlato di progetto sui giovani, però comunque sono piazze che meriterebbero tutt'altro interesse da parte del volley nazionale. Ma sicuramente sì, purtroppo stiamo attraversando un momento molto difficile, è chiaro che bisogna fare delle scelte e spero che altre società come hanno fatto la mia società, scelte oculate, nel senso non come è successo purtroppo in questi ultimi anni, situazioni dove si dice sì facciamo senza avere né coperture né niente, tutto a discapito poi dei giocatori che alla fine non prendono una lira e si trovano a fine anno senza niente, quindi i progetti ben vengono, io sono stato il primo ad accettare molto volentieri quello che mi ha suggerito la mia società e sono molto contento perché comunque è un progetto serio fatto con dei sacrifici perché insomma rinunciare a una 2 meritata sul campo non è una scelta facile però l'abbiamo fatto per pensare al futuro della società, non tanto per pensare solo a risparmiare soldi, ma per creare e creare qualcosa di nuovo e di solido. Paolo? Sì, sono esperienze comuni a tanti, effettivamente quello di dosare la gamba al passo, quindi, però dispiace perché effettivamente vedi che si sprecano un po' di culture, di tradizioni, di storia, di ricordi importanti, quindi avrebbe sempre la voglia di capire perché c'è questa miopia in giro, perché anche se le risorse sono poche, sicuramente quelle rimaste nello sport ancora meno, però certe scelte non tanto oculate di riempire di soldi le, non so, le terze o le quarte linee del calcio, mentre invece con un po' più di occhio lungo si potrebbe investire in realtà importanti, nel nostro caso al pallavolo, una disinteressata, ma anche ce ne sono tantissime, quindi vengono bruciate dal dio quattrino del calcio tutte le risorse, secondo me è proprio uno spreco enorme, quindi vedo non so, 25 soci per il Bologna e per questo brillante risultato di essere praticamente ultimi in classifica e nessuno di questi 25 soci che abbia avuto il flash di dire investo nella Zinella, che abbiamo dovuto fare diventare Zinella Junior, è dispiaciuto, ma anche noi stiamo facendo un progetto compatibile con, ma rimane l'amarezza di dire com'è che c'è questa miopia diffusa, appunto, di domanda. Ci spostiamo a Piacenza, ieri è andata male la squadra di Luca Monti, Marco, un 3-0 molto pesante contro Trento. Sì, anche diciamo in questo caso abbiamo le immagini. Esatto, diciamo che non si può vincere sempre, quindi è andata così, brucia la sconfitta, anche perché ci ricordiamo gara 5 di finale scudetto l'anno scorso, quindi sicuramente anche per come è nata una sconfitta molto, molto secca quella di ieri, quindi sicuramente è stato un grande peccato, però il campionato è aperto, abbiamo perso la seconda posizione, ma sicuramente c'è ancora molto da giocare. Vediamo questo Trento a Piacenza nelle immagini, dicevamo Rosario, una squadra di Trento veramente molto modificata dalla finale scudetto che solo pochi mesi fa è andata in campo, una Piacenza che era galvanizzato anche dal passaggio del turno in Champions, quindi sicuramente da un lato avrà pagato anche l'aspetto mentale, dall'altro invece era sull'onda dell'entusiasmo. Ma sai, è un po' quello che ci siamo detti anche nelle altre puntate, il campionato è cambiato così come nel suo sviluppo, al di là dei nomi che già erano presenti lo scorso anno, sono cambiate anche le formazioni che fanno le squadre e quindi questo porta ad un equilibrio un pochino più diffuso su tutto il campionato, eccetto quelle due realtà, una o due realtà che sono sicuramente al di sopra, Macerata sicuramente per caratteristiche di squadre, per i nomi che ha all'interno è probabilmente un livello superiore rispetto alle altre. Le altre riescono a giocare tutte così perché anche i risultati di ieri sono stati un po' sorprendenti in giro dappertutto. Abbiamo visto che anche la sconfitta di Modena in casa insomma ha lasciato qualche sorpresa, come Ravenna che vince a Molfetta, probabilmente qualche... Ma soprattutto il risultato anche tirato nel corso della partita, i set che si vincono spesso ai vantaggi, denotano questo equilibrio. Adesso sul livello sicuramente abbiamo perso quegli atleti importantissimi che l'anno scorso erano le star del campionato,
ne ha guadagnato l'equilibrio, il gioco, forse non lo spettacolo così come lo si riteneva l'anno prima. Bisogna capire quello che si vuole ottenere, ecco, soprattutto questo. Ma Macerata è intanto campione d'inverno con due giornate di anticipo, ci sta verso questa formazione che è già in viaggio peraltro per la Russia, sta tornando in Russia, quindi è anche alle prese con delle trasferte lunghe, difficili durante la settimana, eppure in campionato riesce a rendere tanto da essere ancora una squadra imbattuta. Beh, è una squadra ben strutturata per sopportare il carico dei due eventi, della Champions e del campionato. Poi sono bravi, e bravo il tecnico, la società, a tenere alta la concentrazione, perché i temi in questi periodi vissuti anche da me e Luca tante volte, il tema è riuscire proprio a trovare la condizione mentale nel momento in cui entri in campo. Essere, si dice concentrati, ma essere presenti su quell'evento 2 o 3 volte la settimana diventa veramente difficile, quindi credo che al di là degli uomini ci sia un grande merito di tutto quello che ruota intorno a Macerata e che questi risultati di costanza di rendimento non siano assolutamente un caso. Luca, muro e battuta hanno fatto la differenza ieri, mandando davvero in tilt il gioco di Piacenza? Beh, è una squadra che ha grandi battitori e altrettanto forti a muro, quindi è una squadra molto completa. È un'arma che ha, soprattutto alla battuta, ha fatto fatica, soprattutto all'inizio campionato, è stata anche penalizzata anche nella Supercoppa, hanno battuto molto male. Poi durante questo primo periodo l'hanno messa a posto, adesso è un'arma veramente devastante e la usano molto bene, soprattutto hanno limitato gli errori. E questo facilita soprattutto il muro che, avendo sempre dall'altra parte palloni staccati, sta funzionando molto bene. Proviamo a commentare tutti insieme. Marco, ovviamente sei coinvolto anche tu. Abbiamo parlato prima di Verona, che ha espugnato il campo di Modena, prima volta nella storia. Il Giangio sta facendo davvero molto bene con questa squadra che sembrava che non si dovesse neanche iscrivere al campionato e invece sta lottando nelle posizioni di vertice con tanti giovani. Quindi anche questo, in prospettiva, far crescere questi giocatori è un bene anche per la squadra. È una cosa sicuramente molto positiva. Rosario giustamente prima diceva che magari abbiamo perso qualcosa in spettacolarità, però secondo me è un campionato, come dicevo prima, ancora molto incerto, molto dubbio, molto aperto, con molte sorprese anche. Le gare non, certamente non puoi sapere da prima come potranno andare a finire. E poi forse è solo un piccolo problema che abbiamo, effettivamente è quello di tantissimi impegni che hanno quest'anno. Notizia di qualche giorno fa, forse di oggi, che se il mondiale per club ci sarà un'italiana che vince lo scudetto, forse non riuscirà a partecipare. Sì, insomma, sì, adesso ne parliamo fra un attimo. Assolutamente, insomma, abbiamo tantissimi impegni e anche effettivamente forse non riusciamo a vendere bene quello che è il nostro sport. Sono d'accordo con quello che diceva Penazzi prima, il calcio fa una cosa e la fa molto bene, forse noi dovremmo concentrarci meglio su come vendiamo il nostro sport. La notizia di ieri di Macerata è anche l'arrivo nella formazione marchigiana di Martino, che torna quindi a giocare il campionato italiano, si era già allenato con loro a inizio campionato e poi finalmente da ieri è ufficialmente un giocatore, quindi una forza in più, 13 giocatori tornano a essere per Macerata. Prima Rosario Paolo diceva della vittoria di Ravenna, che quindi rompe questo digiuno sul campo di Molfetta. Anche in questo caso abbiamo delle immagini, sempre grazie alla collaborazione con la Lega Pallavolo di Serie A maschile. Quindi una partita importante, punti preziosi, anche se nonostante tutto quest'anno si continua a non retrocedere. Sì, Bonito l'aveva detto anche nella scorsa giornata precedente, che era contento comunque della prestazione, anche se avevano poi perso in casa, eccetera. Quindi notava segni di miglioramento, evidentemente questi segni di miglioramento si sono quantificati. D'altra parte poi Ravenna come rendimento esterno non è mai stata male neanche l'altro anno, quindi soffre di più il pala De André. Fuori caso invece mette in difficoltà tutte, spesso ha perso proprio sul filo di Naldi, versi 7 anche quando era davanti, quindi in questo caso forse giocando rilassati come hanno giocato contro Molfetta si vede anche la bontà del lavoro, perché si deve dire che siccome la città è giusta, la testa dei tifosi è giusta, la testa degli allenatori e della società, prima si parlava che le società illuminate che fanno i passi proporzionati eccetera, qui penso veramente che la gestione di Luca Casadio e la fusione che ha fatto quest'estate fra le due realtà di Ravenna la dice lunga sulla maturità e sulla voglia di collaborare tra di loro e quindi per risolvere il problema.
Quindi mi sembra che ci sia tutta un'inerzia positiva nel movimento che fortunatamente si è tradotta in questi tre punti. Io credo che rotto il ghiaccio Ravenna potrebbe dare sempre maggiori soddisfazioni ai suoi. Prima giustamente da Piacenza Marco commentava questo problema, nel caso ci fosse una squadra coinvolta nella finale Scudetto, che intanto dovrebbe anche andare per la vittoria della Champions a giocarsi nel Mondiale per club, che vi ricordo è a maggio in Brasile, questo porterebbe la squadra già per decisione di tutti i club italiani a non partire per il Brasile. Brasile che poi ospiterà anche la World League, perché l'Italia è coinvolta in quel girone, si parte prima proprio perché il Brasile ospiterà poi i mondiali di calcio. Quindi davvero un'estate complicatissima di incastri, non solo per la pallavolo ma per tutti gli altri sport. Un bene o un male che siamo sempre comunque costretti a rivedere le date? Una consolazione, perché si dice che non conta niente la federazione gioco calcio, che fanno tutti gli interessi della Francia, ci sbattono con le teste di serie eccetera. Vedo che anche a livello internazionale anche la federazione del pallavolo insomma ha avuto qualche problemino, perché infatti questo incastro di date non andava assolutamente gestito così, cioè avere già un'esclusione a priori che poi è molto possibile che capiti, perché visto il livello con cui si sta esprimendo le nostre, c'è veramente il forte rischio. Quindi diciamo che probabilmente il nostro super presidente, quanti anni è che il presidente Marchi, credo che ormai sia... Ah, se non sei tu che 25, sei fatto due mandati? Io ne ho fatti due, però c'era prima, c'è ancora, credo che sia a tutti i record del mondo, quindi quattro mandati mi suggerisce l'esperto qua, quindi... Veramente qualcosina in campo internazionale, bisogna che sbatta un po' i pugni sul tavolo. Ecco. Vediamo se riesce a ottenere Macerata la Champions in chiave internazionale, la finale di Champions in casa sarebbe davvero una soddisfazione enorme dopo che Treviso l'ha vinta a Roma. Sicuramente, anche perché Macerata può anche come società, come proprietà, organizzare un bel evento, quindi sarebbe un bellissimo segnale per la nostra pallavolo se ci riuscisse. Ci vuole l'appoggio politico, infatti tornando al discorso di Penazzi prima, in questo momento non dimentichiamo che il presidente internazionale delle 5VB è brasiliano, il suo direttore generale è brasiliano, il Brasile è uno dei paesi dove la pallavolo sta andando meglio e ha i finanziamenti più importanti, quindi anche per questo le regole in questo momento le stanno dettando più di tutti nel mondo loro. Vediamo se abbiamo anche la grafica, chiedo alla regia, di quelle che saranno appunto le date già decise 2014-2017, quindi si arriva fin dopo Rio 2016, partendo dalle date confermate del 2014, ovvero la World League dal 23 di maggio al 20 di luglio, il World Grand Prix 25 luglio 24 agosto, Mondiale maschile in Polonia 3-21 settembre, Mondiale femminile in Italia 23 settembre 12 ottobre, i playoff appunto saranno invece per quanto riguarda la maschile dal 4 al 18, dal 6 all'11 eventualmente. Ci sarebbe il mondiale per club, quindi un'estate. Io dillo piano, perché assegni la grafica. Io mi sono perso quel terzo, quarto mondiale di fila. Che allora, con calma. Mondiale per club maschile 6-11 maggio, mondiale per club femminile 6-11 maggio, World League fase intercontinentale 23 maggio 6 luglio. Paolo non può, te l'ha detto. Paolo vi ricordo che l'Italia sta cercando di organizzare in Italia, più precisamente a Firenze, proprio la finale della World League. Adesso con Renzi vuoi che non lo organizzi? 27-29 giugno la finale del terzo gruppo. Finale primo e secondo gruppo 16-20 di luglio, World Prix e Grand Prix fase preliminare 25 luglio 17 agosto, Grand Prix finale secondo e terzo gruppo agosto 15-17, finale Grand Prix primo gruppo 20-24 agosto, il campionato nostro. Del mondo maschile e campionato del mondo femminile, ma lo vedete in grafica. Possiamo anche scorrere intanto... Scudetto, hai detto quando sono? Le finali scudetto sono dal 4 al 18 di maggio. Ce la facciamo, forse. E dal 6 all'11 mondiale per club. Mamma mia, stagione un po' compressa. E poi ci sono sempre 15 giorni, vi ricordo, di finestra decisa dalla Federazione Internazionale, per cui bisogna avere i giocatori prima. E poi i giocatori sono sempre quelli, non sono 30 come ci vogliono squadre football americano, che sono in 50. No, così. Ecco, oltretutto, proprio per questo la Lega ha deciso di non cambiare il calendario della prossima giornata, quindi confermato si gioca il 21 e il 22 di dicembre con tutta la Serie 1 in campo. L'unica cosa che è variata è Latina, Città di Castello, torna a giocarsi alle ore 18, invece viene spostata. L'anticipo del sabato di Rai sarà Molfetta contro Casamondia e invece il 22 si gioca a Latina, quindi queste sono intanto le news. Vorrei coinvolgere Marco, perché la settimana scorsa abbiamo parlato dell'importanza del defibrillatore.
Tutti abbiamo purtroppo il ricordo di quanto è accaduto il 24 di marzo di un anno e mezzo fa con il Bovo che ha perso la vita sul campo di Macerata. Abbiamo delle immagini invece di sabato con un giocatore che poi conosciamo tutti molto bene, o perché ha giocato a Padova, ha avuto proprio dei problemi cardiaci anche allora. Questo è il momento in cui si accascia prima di andare in battuta, quindi ricordo davvero tantissimo quello che è accaduto al Bovo. Ma per fortuna ha un defibrillatore montato proprio dopo le vicende che l'hanno coinvolto mentre era qui in Italia. Il giocatore si è rialzato e vedrete fra qualche attimo ha seguito il resto della partita a bordo campo con i compagni e addirittura alla fine ha rilasciato un'intervista. Questi sono i miracoli della tecnologia e di quanto sia importante anche l'uso del defibrillatore. Questo è un po' particolare perché ce l'ha montato. Sì, beh, non solo miracolo, perché si può fare, nel senso che proprio noi con una partita che abbiamo giocato a Modena con l'over 40, over 50 di pallavolo, ne abbiamo presi mi sembra 4 o 5 che li abbiamo messi in provincia, perché poi il tema magari è quando sei più lontano, e oggi i defibrillatori sono una scatolina piccola che funziona praticamente da sola con un minimo di formazione, quindi chiunque, basta appoggiare al petto, legge il battito cardiaco, agisce, quindi si può veramente fare questo passo solo a volerlo, salvando poi delle vite. Ma montato vuol dire che l'aveva addosso? Ce l'ha addosso, invece che un pacemaker, un defibrillatore, lo so perché purtroppo ce l'aveva anche il mio papà, che invece nel momento del bisogno non è entrato in funzione. 8 anni fa non erano questi i defibrillatori che ti montavano, quindi ne parlo veramente con anche un po' di emozione, perdonatemi, ma appunto al papà non è servito, quindi nel momento dell'attacco di cuore il defibrillatore non è entrato in funzione. Ma si può giocare con un defibrillatore montato? Evidentemente sì, c'è l'idoneità sportiva. Sì. Bisogna svarata, la scienza ha fatto passi da giganti, questo comunque aveva il permesso per giocare, quindi ha funzionato benissimo. Certo non deve essere stata una bella esperienza. Io se fossi lui non smetterei di giocare. Ma no, lui ha detto adesso so che la parecchio come funziona. Minimo, cioè, esatto. Mi sembra un po' a rischio, come faccio, non posso dire. Vabbè. Ma no, anche qua, anche a Bologna c'è stato, guarda, la scorsa settimana, non più tardi venerdì scorso, abbiamo avuto nella consulta comunale cittadina per lo sport, si è parlato di questo tema, è stato portato in commissione consigliare del Comune di Bologna, dove si cerca di avere un'uniformità di comportamento su tutto il territorio della città, sia per la scelta della tipologia del defibrillatore, per il rapporto che si ha col 118, che ricordiamoci che è sempre il soggetto deputato alla riabilitazione, insomma a intervenire in questo caso, e si è cercato di trovare strategie comuni, investimenti comuni per dotare la città di quel numero di defibrillatori che necessitano, sia per la quantità di impianti sportivi che per le necessità che sono dettate anche dalle norme che le federazioni impongono alle società sportive nella dotazione che devono garantire in occasione particolarmente delle gare. Quest'anno anche la Federazione Pallavolo si è adeguata con le sue norme, anche con i campionati inferiori, anche a livello regionale l'abbiamo fatto. Quindi è un problema di cultura, secondo me. L'idoneità con lo sforzo quest'anno, no? Da quest'anno in avanti, quindi c'è passo in più. E poi la dotazione del defibrillatore a bordo campo durante i campionati. E ripeto, un problema di cultura sportiva, dove all'estero oppure già in Italia, perché Piacenza, come Marco ricorda tutte le volte, è una delle città più cardioprotette d'Europa, che è all'avanguardia da questo punto di vista, ma soprattutto all'estero c'è proprio la cultura del defibrillatore da condominio quasi, o da luogo di aggregazione, o laddove c'è assembramento di gente, dalle scuole ai centri commerciali, sono tutti dotati di queste attrezzature. Marco, abbiamo visto proprio la settimana scorsa che state insegnando anche ai bambini piccolissimi ad usarlo con grande disinvoltura. Assolutamente, perché il discorso, oltre ad avere l'apparecchio, bisogna essere in grado di utilizzarlo. Come diciamo sempre, purtroppo ci sono solo 5 minuti. L'arresto cardiaco è la prima causa di morte al mondo, perché se non si interviene entro 5 minuti le percentuali di recupero sono minime, e se non anche con gravi danni al cervello, purtroppo. Quindi la tempestività è fondamentale, e anche in una città piccola, perché Piacenza è una città piccola, abbiamo visto che purtroppo i mezzi di soccorso non arrivano in tempo per naturali problemi logistici di raggiungibilità. Quindi il discorso che è nato proprio da questo, la possibilità di avere il defibrillatore direttamente dove serve,
E l'impianto sportivo per noi è stato appunto un discorso importante perché oltre al discorso naturalmente che si può fare dell'arresto cardiaco dovuto a tutta una serie di patologie che possono essere scoperte o meno tramite la visita medico-sportiva, l'arresto cardiaco purtroppo si può verificare anche a fronte di un evento traumatico. Quindi anche a fronte di una pallonata potrebbe verificarsi un arresto Ma poi cardiaco. ricordiamoci anche la gente sugli spalti, non ci sono solo i giocatori in campo. Quindi. Marco, coinvolgiamo anche Franco, credo, non so se Luca gioca a sitting volley. Esatto. Perché avete predisposto un calendario di eventi. Assolutamente. Beh, innanzitutto devo ringraziare Franco perché appunto prima diceva di Modena, anche a Piacenza quando è venuto a giocare al Bovo Day è stato fondamentale per raccogliere fondi e abbiamo con cardio protetto tutti gli impianti sportivi di pallavolo a Piacenza, grazie anche al Bovo Day. Quindi questo è un ringraziamento che faccio a lui perché anche con la sua partecipazione siamo riusciti a raggiungere questo grandissimo obiettivo. E poi so che si sta impegnando tantissimo qui nel Sitting Volley, che è questa nuova frontiera molto importante, anche perché secondo me, non dico più di ogni altro sport, ma devo dire che la nostra disciplina si presta molto all'integrazione, perché si può combinare in modo tattico con i portatori d'handicap, quindi insomma mi sembra una gran bella disciplina. Io sono molto ignorante in materia, quindi non vorrei dire cose sbagliate, però a Piacenza sta riscuotendo tanto interesse, e stiamo appunto partendo sul discorso sia scolastico, stiamo provando a partire sul discorso scolastico, che è un discorso proprio extrascolastico. Io infatti lunedì scorso mi ero chiesto se lui era malo di pietra anche a sitting volley, ma tu giochi a sitting volley? Sì, Tiri delle bombe anche a sitting no. volley? No, perché è difficile, però ha ragione Marco quando dice che è uno sport veramente interessante. Infatti, io l'ho scoperto molto tempo fa, che vuol dire 3 anni fa, 4, e poi l'ho seguito, gli ho dato una mano, ho giocato con loro, non era ancora praticato, poi dopo è stato portato un po' avanti. Poi l'anno scorso addirittura sono arrivato a commentare Sitting Volley con Sky alle Olimpiadi di Londra. E quindi lì dopo ho cominciato a conoscerlo, in effetti è uno sport dove possono giocare innanzitutto abili e non abili, cioè io una volta che mi siedo, perché il sitting volley spieghiamo che si gioca seduti a terra, Sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, c'era ecco, proprio quindi le Morgan Lane regole sono su questo. facilissime, si può montare un campetto in una normale palestra e si può, se uno ha avuto la sfortuna, perché purtroppo oggi i non abili arrivano soprattutto da incidenti stradali. Quindi possono giocare con la compagna, con l'amico, con la sorella, con gli amici, quindi due disabili possono giocare con quattro abili insieme, quindi non c'è quello che a volte si crea nella disabilità che è il ghetto, no? Vanno a giocare solo tra sfortunati, ma è uno sport che ha veramente un grandissimo sviluppo che in Italia nessuno conosceva prima di 2 o 3 anni fa, mentre invece io ho scoperto commentando le Olimpiadi che già nel 1980 lo giocavano in Olanda. Poi ha avuto, insomma, è cresciuto, prima si giocava un po' in piedi, un po' seduti, adesso si gioca seduti, maschile e femminile, anche il femminile, la finale femminile Cina-Stati Uniti è stato uno spettacolo, andrebbe fatto vedere una volta al mese perché è veramente, ma uno spettacolo dal punto di vista umano, poi giocano a pallavolo da seduti, devi essere molto tecnico, ci sono alcune regole un po' diverse, Confermo però. appena che è difficile e soprattutto faticoso. Sì, perché lui pensa, perché dice ho Sì, una certa età, ho gioco da detto sitting finalmente non volley. si No. salta più, mi metto seduto, tranquillo. Poi anch'io ho visto la finale, effettivamente è difficilissimo perché sono dei movimenti del bacino incredibili, E devi è avere una proprio, gran manualità mamma e dei mia, sì. tocchi, la capacità di controllare la palla perché Difficile non ti anche quello, muovi e insomma. quindi quando la tocchi devi tenerla lì sul campo perché nessuno può andarla a inseguire. Rosario, delle domande per questi nostri due grandissimi campioni che tu conosci strabene, quindi diventa anche Domande difficile facili però, appunto, diventa diventa difficile, no, difficile. non Non dobbiamo chiediamo fargli, autografi però. fargli delle do non dobbiamo fargli delle domande, se no sembra sempre che bisogna ricordargli quello che hanno fatto, loro è importante quello che continueranno a fare, secondo me. Tipo il coach mentale? Esatto. Potrebbero essere queste le frontiere nuove con le quali devono misurarsi, perché secondo me loro possono dare tanto non solo al mondo della pallavolo, ma in virtù dell'esperienza che hanno maturato in tutto questo periodo, come tanti dei loro colleghi. Io vedo che nell'ambiente della pallavolo si continua a restare nell'ambiente più
più frequentemente che in altro tipo di discipline sportive, almeno mi dà questa impressione. Ovviamente visto i capelli bianchi che girano qua tra noi. No, ma vuol dire che però uno continua a coltivare questa passione, il fatto che si continui a giocare anche in età più avanzata, cioè depone a favore proprio della scelta che si fa, dell'ambiente che si è vissuto, di questo sport di squadra che è l'unico vero sport di squadra dove hai necessità del tuo compagno per poter giocare, altrimenti non potresti mai realizzare nessun evento, anche quello sport che sembra più individuale come il beach, dicevamo prima, sei sempre legato al compagno, da solo puoi essere il fenomeno ma non riusciresti a giocare. Mentre forse col canestro, se parte dal tuo canestro, riesci a fare canestro dall'altra parte, nella pallavolo no. Da solo, cosa pallavolo, che invece sono una pallavola, anche solo allenarsi, immagino, sì. Questo classico tennistico. Ma tu lo sapevi che sei dato al mental coach? Bene, impareremo da lui. Marco, lo sapevi che Franco ha anche questo nuovo ruolo? No, sinceramente non lo sapevo. Però quindi ce lo facciamo spiegare, perché io ho trovato qualche notizia, ma adesso lo facciamo spiegare a lui. Beh, esiste il coaching, si chiama, molto usato in tutto il mondo, Nord Europa, Stati Uniti, Australia, ed è proprio una forma di allenamento legato al potenziale delle persone con le quali lavori, questo sia nel mondo sportivo delle squadre, sia il life coach che segue individualmente l'atleta e quindi lo supporta in quello che sta facendo, gli si dà degli obiettivi, quindi un lavoro sia individuale ma anche di squadra e anche in azienda. Ci sono, insomma, il coaching è molto, io lo trovo molto interessante perché mi piace, forse ci sono un po' portato, sempre pensato da un buon allenatore. Ti piace più andare dentro le aziende o restare nel mondo sportivo? Ma è abbastanza indifferente, chiaramente mi viene più facile lo sport, ma in azienda, parlando con le persone, il tema è sempre la persona che hai di fronte e riuscire con la persona che hai di fronte a trovare il modo affinché lui, la persona di fronte a te, si possa esprimere al suo meglio, possa tirar fuori il meglio di sé, possa darsi però degli obiettivi ben precisi, concreti, quindi non un lavoro astratto, e ci sono proprio delle tecniche di lavoro ben precise che fanno crescere subito le persone, l'atleta o il dirigente, perché poi oggi le leadership, è un tema che mi piace particolarmente perché il coach lavora con le leadership sia in squadra che in azienda, si cerca di lavorare con un senso in quello che fai, perché non puoi guidare una squadra se non la senti o guidare un'azienda se non ti interessa quello che quell'azienda va a portare, quindi trovare proprio il senso nella leadership per dire quello che sei e quello che fai, che allora funziona. Insomma, è veramente molto affascinante, mi piace molto. Qualche anno fa l'ha avuta anche la Zinella. Esatto, sto poi pensando. Non è andata benissimo quell'esperienza. Perché dopo che un po' di terapie di gruppo, che facciamo la più una, non è terapia. Non è terapia. Ma non ce la fece. Non voglio fare. Ma infatti io per quello dicevo, non è andata proprio benissimo. Vincemmo 5-6 di fila, poi dopo un disastro. Vabbè, lasciamo perdere perché da psicologa invece ti dico che non ha funzionato molto quello che avevi trovato. Comunque andiamo dentro invece a parlare della tua squadra attuale, che è reduce da un derby che non è andato benissimo. Sì, beh, giocavamo contro una squadra in testa della classifica, giù di lì, i nostri ragazzini che, ripeto, hanno 17 anni, quindi in effetti fanno anche troppo, hanno perso 3-0, però hanno combattuto egregiamente, poi ci mancavano anche 2-3 titolari, ma quello che conta non è tanto questo campionato di categoria che insomma si fa per fargli fare esperienza, quanto l'Under 17 regionale che abbiamo vinto 3-0 anche al ritorno con Ravenna, dove avevo già passato Modena, Forlì, Ferrari, Compagnia Bella, quindi sono 5 su 5, per cui bisogna fare veramente i complimenti a questi ragazzi qua che sono in testa al loro campionato regionale, perché l'obiettivo sono le finali nazionali, quindi stanno sicuramente lavorando bene, siamo contenti, abbiamo vinto un torneo a Modena recentemente come Under 17, per cui certo che se ogni tanto vincessimo anche nella prima categoria non guasterebbe effettivamente. È andata bene anche Italia-Russia sabato a Verona. Facciamo commentare da Luca il fatto di questi grandi campioni che si trovano a scopo benefico. Abbiamo anche delle immagini con il Giangio che da allenatore a giocatore è tornato nella città che lo sta ospitando come tecnico in campo. Ecco, sentire questo inno che immagino che a distanza anche di tanti anni, dove vi siamo visto protagonisti con la grande nazionale di Velasco, sia poi ugualmente emozionante, Luca, avere questi appuntamenti. Sì, è sempre emozionante. E poi quando entriamo in campo noi diamo sempre il massimo, anche se comunque magari non è
una cosa importantissima, però siamo sempre pronti ad aiutare il prossimo, diciamo così, e quindi è sempre bello rimettersi in gioco, è sempre bello fare una nuova sfida. E per noi è un po' così. Ma Italia-Russia, che ricordi? No, aspetta, che ci dica il sestetto però di questo. No, perché io Franco in macchina commentavamo. Ma in quell'anno chi giocava? O Chiroga? Tu dove giocavi? Al centro? E quindi non mi chiede sestetti. Neanche quello di adesso. Che ricordi ti scatena Italia-Russia? Beh, devo dire che tanti. La prima vittoria dopo tanti anni che abbiamo fatto contro la Russia è stata a New York, credo al Madison Square Garden. Io ero ragazzino, avevo 20 anni, quindi a partire da quella partita alle finali europee, anche le batoste che abbiamo preso per tanti anni in Coppa dei Campioni, 3 anni consecutivi, CSKA, insomma gioie e dolori, quindi è sempre una squadra che ho ammirato fin da ragazzino, perché erano un po' i miei idoli. E quindi ci sono tante emozioni, tanti ricordi belli. Beh, poi questo campioni, adesso la Russia siamo noi, e resterà credo nella storia come commento del vostro successo. Invece Franco, su sabato? Sì, è stata una bellissima giornata, perché comunque, come diceva Luca, proprio il piacere di ritrovarsi, di rivedersi. E poi vorrei mettere l'accento anche su questo mondo master che sta nascendo in Italia, e adesso c'è anche questa Volley Master League, che è una specie di movimento dove tutti i ragazzi over 40 e le ragazze over 35 ne fanno parte, proprio spinge verso la salute, proprio per la mia esperienza di cui parlavamo prima, dei sani stili di vita. L'Italia è il paese dove c'è la longevità seconda al mondo, solo il Giappone vive di più di noi, il giapponese. Però uno dei segreti è giocare e muoversi, e quindi anche i pallavolisti in questo credo siano all'avanguardia, perché questi gruppi che nascono un po' da soli, noi abbiamo cominciato da pionieri, con le prime over 40 quando andammo in Grecia. Vincendo però dei titoli mondiali anche in questo caso. Anche lì, insomma, vabbè. Però a parte il titolo, è proprio il piacere di riuscire a 50 anni, 45, 55 a partecipare, è veramente qualcosa di fantastico, e credo possa essere un inizio per un movimento come la pallavolo, che è il secondo movimento d'Italia, come tesserati. Quindi uno veramente non deve mai smettere, ma per star bene lui con se stesso, con gli amici, è veramente un gran bel gioco. Poi vince, non stiamo dispiace scoprendo mai, dai. No, bene. Se poi uno, oltre a essere così un giocatore anziano, eccetera, così, è anche farmacista, come nel caso sottoscritto, realizzi un mix, per cui insomma dovete avere l'eterna giovinezza. Gli sto toccando ferro da tutta la dobbiamo passare da te ogni volta. Ma secondo me sì, è così, si mixano le cose. Qualche cremina in più. Esatto. Marco, qualche domanda tua in conclusione prima di andare in pubblicità? Assolutamente, una domanda un po' difficile in realtà che volevo fare a Luca. Perché il sestetto, chiedi. Innanzitutto, quest'anno stiamo avendo tantissimi importanti ospiti nella trasmissione, e anzi mi devo complimentare con Laura per questo. No, grazie a loro che accettano, perché qui una telefonata è facile, più dire di sì. Esattamente, qualche settimana fa abbiamo avuto appunto Fabio Vullo, che posso onorarmi di dire che è un collega, un presidente di Massa Carrara, si è parlato di problemi che ha la pallavolo. Prima volevo rilacciarmi anche a quello che giustamente diceva Paolo Penazzi. Insomma, volevo fargli questa domanda, visto che anche sono rimasto molto impressionato di quando è venuto a Piacenza per lo spettacolo di Zorzi, di come molta gente era rapita da quello che diceva lui insieme alla sua e ai suoi compagni della generazione di fenomeni. E cosa non c'è adesso che allora c'era? Cosa stiamo sbagliando forse? Cosa non c'è più? Non so. Questa era la domanda. Se mi togli il saluto, hai tutta la mia comprensione. No, ma poi ci vorrebbero 3-4 trasmissioni perché Luca ci spieghi questa bellissima domanda. Se la sa, perché come fa a spiegare questa? Beh, la risposta. È la soluzione. No, infatti, la soluzione non ce l'ho. Secondo me erano anche altri tempi. C'era un movimento molto diverso, soprattutto un movimento economico diverso. Insomma, gli anni 90, sappiamo tutti. Cosa c'era in più da un punto di vista economico, di struttura, società, squadre, Gardini, Berlusconi, Benetton, quindi erano altri momenti. Poi ci sono state le grandi vittorie della nazionale che hanno aiutato sicuramente al movimento a emergere, e c'era probabilmente anche un'altra generazione di giovani
che eravamo noi, quindi con altra mentalità, forse ragazzi meno complicati, che si divertivano con molto meno, che avevano degli obiettivi comuni, almeno per quanto mi riguarda, nella mia squadra, ma anche nel club, nella nazionale. E quindi si è creato questo movimento nuovo della pallavolo, che ha dato un là culturale, credo, piccolo se vuoi, però con la modestia e l'umiltà abbiamo dimostrato che si può comunque arrivare in alto, soprattutto col sacrificio, cosa che adesso forse non c'è più, ma nel giovane in generale il sacrificio non è visto come una cosa bella, forse questo che manca, ridare ai giovani un po' di disciplina, un po' di, forse anche un po' di certezza, perché viviamo un mondo molto difficile. E poi non saprei che altro aggiungere. Togli un po' di cellulari, di iPad, iPhone. Marco, puoi restare con noi che andiamo in pubblicità, poi farai rispondere anche Franco, da papà di un giocatore che si sta lanciando. Spatela quindi alla regia, ma restate con noi. Insieme ci eravamo lasciati dicendo che Franco, a questo punto, da papà di un giocatore di A2, quindi un giocatore professionista, abbiamo anche l'immagine, lo ricordo, di ieri Milano Brolo. Come la stai vivendo tu, che sei stato un grandissimo campione e hai trasmesso comunque questa mentalità ai tuoi figli? Adesso che cosa vedi in Matteo, che diceva Luca, di diverso magari rispetto a quello che erano i vostri sacrifici, le vostre problematiche di allora, di grandi campioni da lanciare? Ma è sempre difficile fare dei paragoni, nel senso, anche Luca poi è papà di un figlio d'arte che è un po' più giovane, non è arrivato, ma arriverà, gioca già a Macerata a 14-15 anni, quindi è di grandissima proiezione futura. Ma con Matteo mio, lui vedo che comunque gli piace, bisogna saper trovare il modo per motivarli, perché comunque la passione questi ragazzi ce l'hanno. Io sono stato poche settimane fa assieme con lui una settimana a Brolo con altri giocatori che vivono in questo paesino bello d'estate, d'inverno un po' più difficile, comunque c'è solo la pallavolo, ma lo fanno volentieri con grande passione, 3-4 volte la settimana fanno 2 allenamenti al giorno. Quindi da parte dei tecnici soprattutto, perché comunque è l'allenatore, quella, la persona più vicina, l'educatore, il motivatore dei giocatori, insomma, i ragazzi hanno voglia, poi bisogna trovare il modo per, come diceva Penazzi, insomma, ci sono distrazioni che non c'erano ai nostri tempi, però questo è il nostro tempo, questo è il momento da affrontare. Io credo che ci sia la possibilità anche adesso per i nostri ragazzi di trovare il modo per farli diventare comunque grandissimi campioni. D'altronde anche la Nazionale A, se guardiamo, ha cambiato tantissimo Berruto negli ultimi tempi e ha tenuto il terzo posto, sì, sempre, certo. Che il podio è difficilissimo da pallavolo da ottenere. Però ecco, con tanta rivoluzione che sta facendo Mauro, questo lavorare tanto con le palestre, cercando i giovani da lanciare, che poi alla fine gli hanno anche dato ragione, coinvolgendo... Magari risponde Luca. Ma credo che sia la strada giusta, nel senso, il futuro nostro, credo che per tanti anni sia un po' vissuto di rendita, soprattutto nei giovani, ce n'erano tanti, si vinceva sempre e quindi si è un po' tralasciato il settore giovanile. Adesso dobbiamo ricominciare per forza a lavorare sui giovani, un po' perché ovviamente non ci sono più tanti soldi e non si possono più andare a prendere giocatori stranieri, perché costano troppo, soprattutto anche se sono giovani costa mantenerli. E quindi bisogna lavorare in casa, e per lavorare in casa bisogna trovare allenatori di livello, strutture, impegnare tempo e soldi
per lavorare sui giovani. Credo che comunque questo sia, è ovvio che si vede, è stato fatto, abbiamo una nazionale molto giovane, cioè ci sono altri giovani che meritano di provare a lavorare con Berruto, e qualcuno che mai non è stato ancora nominato c'è, e credo che il futuro per noi, per il nostro movimento, siano i giovani. Voi siete in contatto con Mauro, cioè c'è uno scambio, voi della vecchia generazione dei fenomeni, potete aiutare in qualche maniera il tecnico attuale? Beh, credo che alla guida, poi lo credo che abbia... il tecnico della federazione, non è solo Cittadino. Sì, beh, credo che abbia già su seguito c'è Gianni, c'è Brogioni, quindi ha contatti. Beh, voi però siete con proprio la generazione... in palestra quotidianamente, vedete campionati tipo quello della B1, che magari per loro è meno facile andare a visionare. Ma sicuramente, io personalmente non ho contatti, nel senso che quando posso vado a vedere la meta nazionale, non abbiamo avuto uno scambio di opinioni sui campionati minori, però so che lui è molto interessato, e quindi è uno da quel punto di vista preparatissimo, quindi sono sicuro che le cose le fa ponderando molto bene. Qualcosa aggiunge Rosario anche rispetto ai nostri campionati, come sono andati questo weekend alla vigilia ormai della sosta natalizia? Ma i nostri campionati sono i campionati regionali, soprattutto sono molto equilibrati per quello che ci riguarda, dove ogni settimana, come dicevo, ci sono dei derby, sono tante le società che riempiono i campionati di C e di D, sicuramente, perché di quelli dobbiamo parlare, non avendo categorie molto più alte, se non la B1 di San Lazzaro, che continua a fare risultato ed è lì tra le prime posizioni in classifica, mentre meno bene è andata la B2 dell'MT, che ha perso in casa in una giornata un po' particolare, che era quella fra l'altro della festa dello scambio degli auguri di fine anno. Ma al di là di questo è il movimento della provincia di Bologna, che è molto ricca, perché molto ricco, perché in questo fine settimana, per esempio, solo a contare gli impegni tra tornei giovanili, tra l'avvio dei campionati di categoria, cioè i campionati di serie minori che vanno avanti, i corsi di formazione per i tecnici, i corsi per gli arbitri, insomma abbiamo continuamente quell'attività di base che poi fa il movimento, che è fatto di tanta attività di base che viene prodotta ogni fine settimana, perché questo è importante. Solo da noi ci saranno 80 gare per fine settimana, e questo si ripete nelle diverse province della regione, su queste 400 società e più che fanno parte della nostra regione. Penso che questo movimento vivo bisogna che vada mantenuto, vada supportato anche con un modello sportivo, mi riallaccio a primo, diverso rispetto a quello che abbiamo utilizzato fino adesso. Probabilmente la sofferenza delle società è dettata anche da un modello sportivo che non è più praticabile ai nostri tempi. Questo supporto degli sponsor che ora sono venuti a mancare probabilmente necessita di altre forme di risorse, che non dico deve vicariare lo Stato, però comunque deve essere oggetto di interesse per tutti, perché si rischia di perdere il nucleo fondamentale che crea il movimento sportivo, cioè la società. La soluzione sta nel dilettantismo, nella gestione degli spazi, nel coinvolgere la buona volontà degli interessati, è lì la soluzione effettivamente. Però stavo pensando a quello che dicevi tu, perché se sono tutte come Azinella, noi facciamo 3 under 13, 2 under 14, 2 under 15, 2 under 17, 1 under 19, quindi sì, ogni volta la serie D, quindi sono 11 che giocano ogni sabato e domenica, non sono mica poche. Tra parentesi, Zinella, che adesso pensandoci bene, io dico sempre che è un po' tirata la cosa, però abbiamo il merito di aver lanciato la pallavolo in Italia, nel senso che se nell'85 non avessimo battuto questo signore qua nella finale a Reggio Emilia, eccetera, loro non avrebbero preso l'anno dopo Velasco, che poi a sua volta ci sconfisse, e dopo diventavano campioni loro davanti agli 8.000 del Parasport. E quindi io dico sempre che, avendo battuto la Panini 30 anni fa ormai, eccetera, furono costretti a rinunciare a Andrea Nanini, peraltro un bravissimo allenatore, però non bravo come Giulio Velasco, quindi in qualche modo è un po' tirata, però grazie all'ingresso di Velasco. Si era fatto un giro un po' strano, ha voluto portare a casa un merito. Alcuni me lo danno, perché se avesse vinto Nanini, Velasco stava a Iesi, e non c'era nazionale di fenomeni neanche voi. Facciamo così, cambiamo vista, abbiamo parlato
campionati Italia-Russia. Cosa vi ricorda le sfide contro Bologna alla Madison di Piazza Zarita? E noi vedevamo voi campioni, vi ammiravamo. Adesso avervi qua ovviamente è una grande emozione, però voi eravate gli avversari di Paolo Tenazzi. Eh sì, io lo ricordo proprio quando parlo e vado nelle scuole, ancora adesso, quando mi parlano della delusione più grande della mia carriera, è stata quella sconfitta. La finale scudetto 85. Sì, è stata una delusione mia enorme. Allora, Giumini, spieghiamo campo neutro. Perché sì, campo neutro perché a Modena non c'era ancora il palazzetto, sì, con la capienza, quindi abbiamo fatto un anno una finale a Ferrara, a semifinale persa con la Santal, poi a Reggio perso la finale, avevamo vinto tutta la stagione regolare sempre, io venivo da Torino, ero già, cioè, ai tempi uno dei giocatori più forti, quindi mi sentivo la responsabilità di tutti vincere quanti, tutta questa cosa qui, e abbiamo perso una partita incredibile, noi eravamo un po' proprio alla fine, eravamo arrivati in calo molto forte, e loro avevano un grande entusiasmo, poi lo sport è bello anche per questo, perché la sorpresa ci può sempre essere, tanto più quando è una finale, quindi la parte di cui parlavo prima, la parte mentale ha una grande influenza. Trento Macerata V-Day di 2 anni fa, direi che 2-0 sì. Trenta, 3-2 Macerata, esatto. È un po' l'emblema di che cosa vuol dire giocare, esatto, su una finale. Luca, rispetto a Madison? Ma rispetto a quella partita ho ricordi molto vaghi, ero giovanissimo, mi sono trovato proprio buttato in campo, sì, perché voi avete vinto, perché Di Bernardo, esatto, si ruppe il menisco in finale, grazie, non è io. A Fantoni preso un coccolone, giocavamo anche senza quello, e quindi insomma per me buttato 18 anni, buttato 19, buttato lì in mezzo in una finale, perché poi avevo giocato ma poco durante quella l'anno città. Nella mia città è stata una cosa un po' così, io giravo gli occhi così e non sapevo bene dov'ero, e quindi insomma l'ho vissuta anch'io con un grande dispiacere, ma per me era una cosa molto strana. Ovvio, dopo le partite invece giocate l'anno dopo e gli anni a seguire sono state partite fantastiche. Io ancora oggi ho un ricordo di quando ho giocato gara 1 a Bologna, 8.000 siamo entrati, 8.000 voi non avete idea, forse c'eravate, il caldo che c'era, non c'erano 85 ma c'erano 86, c'era un caldo atroce, giochevamo noi con le maniche lunghe, perché un tempo era così, non erano quelli ipertecnici che ci sono adesso, cotone pesantissimo, best company, che poste d'acqua e poi 80, tutta la partita fatta in apnea, cioè una cosa, è stato mostruoso, 3-2, 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 è stata veramente un'emozione grandissima. Marco, io chiedo, Marco, hai qualche cosa da aggiungere? Se no ti saluterei, che così passo all'ospite successiva via Skype. No, assolutamente, ringrazio tutti, ringrazio molto Luca per la risposta che mi ha dato, che è stata molto illuminante. Ha fatto segno che insomma... Insomma, ha detto altri tempi. Ci voleva una mezz'oretta per svilupparla bene, però. Ma tanto torni, provato, no? Da qui a giugno, sempre volentieri. Siamo sempre qua. Marco, grazie, buona settimana, ci vediamo lunedì prossimo per gli auguri di Natale. Rimettiti, grazie, dell'influenza soprattutto. Grazie, grazie. Grazie a Marco. Allora, io direi di lanciare quello che è il servizio su Andrea Anastasi, che è stato insignito del Virgilio d'Oro, e poi ci colleghiamo con Rachele San Giuliano. Il riconoscimento della tua città, ma qui io sono, come ho già avuto modo di dire, affezionatissimo. Mia mamma è cittadina mantovana, purtroppo oggi, visti i suoi 86 anni, non è potuta essere qua, ma è orgogliosissima e freme per vedere Tele Mantova, per prendere il giornale domani. Ho tutte le zie in città che sono certo che mi seguiranno con grande piacere. La seconda cosa, ricevere un premio così ambito con delle persone come con cui ho condiviso il premio oggi è motivo di grande orgoglio. Penso che tutto lo sport debba essere orgoglioso di essere presente oggi, perché insomma c'erano personaggi della cultura, della politica, e il fatto di essere qua con loro insomma mi inorgoglisce, veramente sono felice oggi. Il fatto di ricevere questo onorificio è piacevole, ti direi una bugia se ti dicesse no, sai che dicono i premi, no, non è vero, fanno piacere i premi, perché sai, quando stai in giro per il mondo, io quest'anno ho fatto 7 mesi fuori dall'Italia, per dirti, non è che ho fatto 2 giorni, stai in giro per il mondo così, il fatto che il tuo lavoro viene riconosciuto dai tuoi concittadini, la tua provincia, i tuoi compaesani, è una cosa bellissima, quindi no, non riesco ad emozionarmi,
perché purtroppo sono fatto un po' diverso, però sono molto felice. Si dice che c'è il vecchio proverbio che nessuno è profeta in patria, e allora essere profeti a casa propria dà soddisfazione doppia, vale doppio. Io sotto questa edicola ci passavo tutte le mattine andando al liceo Virgilio, in questa stanza ho cominciato a lavorare come giornalista politico, non c'è niente di più bello di questo. Dopo aver ricevuto il premio ho detto: Mantova è uno stato d'animo, non solo una città, è un pensiero forte. Sì, perché è qualcosa che ti rimane dentro, è una cultura, è un approccio. Secondo me il mantovano non si rende conto di quello che ha per le mani. Andando in giro per il mondo invece si capisce che questo è un posto veramente eccezionale, per storia, per cultura e per ingegno dei suoi abitanti, sia quelli di ieri che quelli di oggi. Mantova deve, tra virgolette, brandizzarsi per raggiungere comunque a livello mondiale un riconoscimento. Io sono testimone a Roma di una incredibile unità intorno al progetto Mantova 2019. Abbiamo combattuto una battaglia fantastica e peccato che è andata male e ci sono anche ombre su quel risultato. Adesso c'è un'altra sfida. Il governo vuole creare per la prima volta la capitale italiana della cultura e noi siamo già pronti. È un momento di grande, intanto di grande emozione, di gratitudine, non me l'aspettavo e quindi per me è una bella sorpresa. Detto che il sisma 2012 l'ha segnata di più quasi di Piazza Fontana. Sì, perché la strage di Piazza Fontana è stata una cosa terrificante. Ma qui ho avuto la possibilità di battere proprio passo passo tutta quanta la provincia, di incontrare tutta questa gente fuori di casa, sinistrata, di vedere Moglia distrutta, San Benedetto, questa cosa meravigliosa, inagibile. E siamo nuovamente insieme, siamo andati un po' lunghi ma non riusciamo a collegarci intanto con Rachele San Giuliano, quindi ne abbiamo approfittato. Dicevamo che Luca e Franco oggi sono a Bologna per giocare a Beach. C'è questo evento Circolo, organizzato al Circolo Tennis Italia? Sì, grazie. Massimo Severi è un po' l'animatore del Circolo e si occupa appunto di questo centro, che è uno dei primi centri che si erano votati alla pratica del beach volley, per quando ancora non c'erano tanti impianti così diffusi sul territorio. Adesso ne possiamo vantare qualcuno in più e poi soprattutto ha preso molto piede l'attività del beach, sia tennis che volley, perché vanno spesso abbinati. Ti devo smentire, sì, perché siccome io sono pratico di circolo, vado tutti i giovedì a giocare al beach volley con gli amici sessantenni, appunto trovato queste, ti devo smentire perché è l'unico circolo, sì, credo, d'Italia, dove sono 9 campi, sì, tutti da pallavolo, sì, tutti, se uno tira giù e gioca a racchettoni gli vengono mozzate le mani. mi piace. Quindi è così, perché non se ne può più di racchettoni, io li detesto. Ma in origine perché erano partiti però, probabilmente. No, cioè, no? Sono tutti pieni i campi, ci litiga anche i campi, sì, perché Massimo Severi ha un gruppo proprio di una trentina di ragazzi che gli allena bene, è appassionatissimo, tra l'altro sono ragazzi gestiano fortissimo, quindi magari lo sfiderete come prova, però è un posto stupendo perché è veramente assolutamente dedito al beach volley, i racchettoni no. Io faccio segno, gioca a beach anche Rachele San Giuliano, benvenuta, ciao ragazzi. Rachele! Mi metto gli occhiali quando c'era San Giuliano. Giochi a beach Rachele? Guardo. Guardi. Benvenuta però... Rachele San Giuliano, neo commentatrice di Skype alla Champions, ti attendono partite importanti con Conegliano e Piacenza che hanno già passato il turno a livello femminile e domani Piacenza gioca per il primo posto nel girone. Esatto, domani andrò ad assistere, diciamo, a questa partita via tubo per imparare, poi da gennaio scenderò in campo anch'io, per così dire, a commentare queste partite. Speriamo che non accoppino subito Piacenza e Conegliano, anche se ahimè può essere che lo facciano, ma mi auguro che le italiane possano andare più avanti possibile in questo cammino verso la Final Four. Rachele, come vedi abbiamo Franco e Luca qui in studio, avete qualche domanda tra grandi campioni, uomini, donne, generazioni un po' diverse, ma... Luca, non mi fare così, sì. No, dovrei farla io una domanda, perché... Aspetta, a lei una domanda per voi. Pronti, no, vai Rachele. Poi,
qualche anno fa, forse 2 anni fa, abbiamo fatto una partita al Palalido e ho avuto il piacere di alzare qualche pallone per Cantagalli. È stata un'esperienza bellissima perché metteva giù tutti i palloni che gli alzavo e diceva anche che andava sempre bene. Quindi vorresti sempre averlo, vero? Un regista, un attaccante così. Non potevo dire di è stata la scuola di Velasco questa, no? Senti gli uomini fino alla fine. Quel giorno mi sono sentita veramente forte, quindi grazie. Te la ricordi questa partita? Sì, me la ricordo, ma qualche anno fa, no, di più, secondo me 5-6 anni fa, credo. Sbaglio, no, non mi ricordo, io le date sono un po' bizzarro. Sì. Lo Steiner già che è tipico. Se tu giocavi a Milano era 2007-2008, Rachele, quindi più o meno... Sì, credo che fosse quel periodo. Ah. Può essere, sì. E Rachele che ha interrotto l'attività agonistica in terra straniera, adesso appunto torni in questa nuova veste. Che ricordi hai però dei tuoi campionati italiani, Rachele? Beh, sicuramente è stata una bella esperienza, lunga, bella. Adesso è molto diverso quando vado a leggere i nomi delle giocatrici che compongono le varie squadre, ne conosco pochi. Per fortuna c'è ancora Leggeri, Paggi, Turlea che giocano perché mi danno una mano e dico vabbè dai, almeno c'è qualcuno che conosco ancora. Una domanda io per San Giuliano, chiedevo. Paolo Penazzi, presidente Zinella. Come balli tu? Perché dopo aver visto la Di Francesca che ha spopolato, ha fatto 5 milioni di spettatori, ballando sotto le stelle, una ragazza come te che è simpatica, bella e sarebbe utile per il movimento, mi chiedo come balli? Perché non ti cambi anche malissimo. Allora perfetto. Perfetto. Allora bisogna che parli con Mili Carlucci, che abbiamo te, piuttosto che Mastrangelo nudo tutte le volte, che non se ne poteva più effettivamente. Però si è comportato bene, dai. Poi di par condicio, dice Luca. Facciamo contento anche lato maschile dei telespettatori, non solo quello nostro femminile. Per usare qualche domanda per Rachele. Seria magari. Se si diverte di più a giocare o a commentare, o se è più difficile commentare che giocare, forse... Rosario Paladino, presidente FIFA, va a Bologna. Questo è facile, come domanda. Beh, commentare è difficile. Quando ascolti le partite dici sempre, ma il commentatore, ma perché è stato così cattivo, oppure è stato troppo buono. Poi è anche troppo facile quando si è fuori, no? Essere anche troppo critici, forse. Ci si accorge anche di più cose, però mentre si gioca si è trasportati, ci si diverte, cioè... Non hai mai pensato di restare nell'ambiente, Rachele? Nell'ambiente pallavolistico? Sì, come allenatrice, come dirigente. No, non fa per me, è troppo complicato, bisogna essere troppo bravi a fare gli allenatori. Senti, abbiamo parlato tanto di Piacenza, parliamo anche della tua Conegliano, perché tu sei rimasta in quella squadra ben 2 anni, sì. Era una squadra molto diversa, è cresciuta tantissimo il movimento in queste poche stagioni e adesso si trovano a giocarsi questa Champions da protagoniste. Sì, hanno fatto un bellissimo cammino, un bravissimo allenatore che ho avuto la fortuna di avere nell'ultimo anno a Conegliano, un gruppo giovane e sono veramente bravi, poi giocano in un palazzetto che trasuda storia pallavolistica e sicuramente anche questo aiuta, no? Quando entri al Palaverde, vero? Il palazzetto di Treviso ci ha dato delle soddisfazioni. Sì. Qualche partita l'ha fatto, sì. Rachele, grazie come sempre di aver accettato il nostro invito. Però in bocca al lupo soprattutto per questa avventura commentatrice Sky. Crepi, grazie. Grazie a Rachele San Giuliano. Noi ci colleghiamo fra un attimo, do tempo alla regia di fare il numero con l'avvocato Guido Martinelli perché c'è un appuntamento importante. Prima abbiamo parlato di disabilità e c'è venerdì al Casalecchio un appuntamento a teatro per raccogliere fondi per i ragazzi che rientrano a livello sportivo dopo essere stati in coma. Quindi ma fra un attimo ci racconta tutto bene appunto Guido. Giro intanto quasi finale, l'ultimo weekend prima della sosta natalizia, cosa ti aspetta? Ma cosa ci aspetta? Ci aspettano le finali del trofeo Benuzzi, che è quello di preparazione per quello che ci riguarda i campionati dell'Under 14 e il proseguimento del resto dell'attività prima delle vacanze pasquali. Allora, l'altra settimana c'era il numero di telefono di Paolo che suonava, questo è il tuo cane, direi che oggi abbiamo concluso però. È questo nostro amico che ci è venuto a trovare, forse non era molto contento di quello che farà questo fine settimana. Ha sentito Guido, è impazzito, adesso spiegheremo perché. Quindi siamo in piena attività prima delle vacanze di Natale, che
penso e spero che arrivino per portare un po' di tranquillità a tutti, per sistemare qualche squadra, esatto, per sistemare gli equilibri di qualche squadra e per fare giocare, perché i ragazzi e le ragazze non si fermano in questo periodo, continuano a giocare, le società trovano il modo di fare dei tornei anche durante il periodo delle vacanze di Natale, fino alla Befana ci saranno dei tornei in giro ai quali parteciperanno, che si svolgeranno sul nostro territorio. Benvenuto a Guido Martinelli, ciao Guido. Salve a tutti voi, buona serata. E soprattutto buon compleanno per il tuo studio, 30 anni di attività per lo studio legale Rogolino Martinelli, che appunto festeggia con questo appuntamento di venerdì sera a Teatro di Casalecchio per raccogliere fondi per il progetto Melograno. Ci racconti nello specifico, io ho anticipato prima che si tratta di raccogliere fondi per ragazzi che escono dal coma e vogliono in qualche maniera riavvicinarsi allo sport. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo deciso, invece di fare le solite feste, di destinare la somma che avevamo riservato per festeggiare i nostri 30 anni a organizzare questo spettacolo che servirà per raccogliere fondi per questo progetto Melograno, che nasce da un'iniziativa avuta dall'Associazione Amici di Luca, dalla WISP provinciale e da me, che sono stato un po' il catalizzatore insieme al professor Roberto Piperno di questo incontro fra queste due realtà apparentemente lontane ma in realtà molto vicine, perché sia la WISP provinciale si è sempre occupata di sport e disabilità, sia gli Amici di Luca hanno sempre inserito anche l'attività motoria e l'attività di recupero dei ragazzi e delle persone che escono dal coma. L'idea qual è? È quella di far sì che per questi ragazzi, per queste persone, l'attività motoria non sia più medicalizzata, non sia la fisioterapia che hanno fatto fino ad oggi, ma sia una vera e propria attività sportiva. Quindi l'obiettivo non è tanto non solo far fare sport a questi ragazzi, ma prevalentemente socializzarli, cioè rendersi conto che possono essere come gli altri e possono fare sport come gli altri. Tant'è che c'è un gruppo di volontari, che ringrazio, bravissimi, eccezionali, che con loro scendono in acqua, che con loro vanno in palestra, che con loro fanno attività fisica, proprio con l'obiettivo, diciamo così, di renderli delle persone come gli altri, delle persone che possono fare qualsiasi cosa che fanno anche gli altri. Questo è l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere. Serata Tendi una mano al progetto Melograno, stiamo vedendo la locandina, Teatro di Casalecchio, venerdì alle ore 21, l'ingresso costa 25 euro, appunto dicevamo, devolute a questa associazione. Guido, intanto allora ti aspettiamo perché mi hai promesso che da gennaio verrai in studio. Intanto buona serata, buon Natale. Ok. Grazie a te. Buon tanto. Natale anche da parte mia, Guido. Molto bello, gli auguri natalizi per te. Grazie, grazie. Ciao, grazie, Guido, complimenti per quello che sei e quello che fai. Grazie, grazie a voi. Poi ci vieni a raccontare però anche il libro che hai scritto, Volentieri, volentieri. Grazie davvero a un amico come Guido Martinelli, buona serata, che andrà a teatro venerdì. Siamo ormai in conclusione, dicevamo, invece, a parte il bici di questa sera, i prossimi appuntamenti, Luca, dove vai? Prima di Natale a giocare, giocate in casa? Giochiamo in casa il 21. Un caro amico mi viene a trovare, Paolo Toffoli, quindi è una partita sempre particolare quando giochi contro le squadre avversarie, ma soprattutto se sono allenate da amici. E poi giochiamo il 29 in Coppa Italia a Carpi. È vero, perché poi appunto voi con la B non vi fermate, esatto. I campionati regionali sì. Invece per Franco i prossimi appuntamenti? Sono in primavera oramai, perché i master si fermano, speriamo di non prendere troppi etti con i panettoni e dopo riprendiamo, mi sembra, a Carasco verso gennaio a giochicchiare, quindi gli appuntamenti sono questi. E confermati per me. Quell'estivo enorme che avete fatto anche la scorsa estate? Sì, sì, ci sarà. A Lignano, giusto? A Lignano, ma ancora più importante, il 24 di maggio a Bibione, nell'ambito della Beach Volley Marathon, dove ci sono 10.000 ragazzi e ragazze giovani, ci sarà anche il torneo over 40, maschile e femminile, proprio un mondo nuovo che sta nascendo di divertimento, giocando a pallavolo, sì, cercando di vincere, ma fondamentalmente... Però noi siamo ancora in onda, tu torni a raccontarci. Volentieri. Paolo, i tuoi appuntamenti di chiudere per Natale? Prima mi devo scusare per Ugo, no, perché da quando la mascotte della Zinella è stato sul giornale si è montato la testa, ma in realtà voleva difendere lo studio perché non siamo proprio in centro, allora lui ha sentito qualche rumore e ha protetto. Il prossimo appuntamento è l'ennesimo derby, giochiamo contro il Paolo Poggi, quindi vediamo
chiediamo di avere un buon brindisi per le feste, perché ce lo meriteremo. Allora, grazie a tutti voi di averci seguito, grazie soprattutto, scusatemi Paolo e Rosario, ma voi siete i nostri ospiti sempre graditissimi, ma abbiamo due big come Franco e Luca, quindi grazie di essere stati in nostra compagnia. Luca, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, grazie anche alla tua società che ci ha permesso oggi di averti qui. Grazie Franco di averci portato Luca. È stato un piacere. Auguri a tutti, perché noi quindi auguri e buon Natale. Buon Natale e un ottimo anno nuovo. Grazie davvero a tutti voi di averci seguito. Topo Volley non va in vacanza, sarà in onda anche la prossima settimana. Ci faremo in quell'occasione gli auguri, quindi buona settimana a tutti voi. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Collaborazione con